Ben ritrovati. Un aspetto importantissimo per la nostra salute riguarda le terapie ormonali sostitutive che naturalmente prevedono anche l'utilizzo di estrogeni. Nel linguaggio corrente le donne amano molto il termine di estrogeni bioidentici, purtroppo perché hanno inteso in modo non corretto che bioidentici significhi innocui. Questa è un'equivalenza assolutamente inappropriata, diciamo pure sbagliata. Tanto vero che la North American Menopause Society, l'International Menopause Society, cioè le società più importanti al mondo sulla menopausa, raccomandano ai medici di non usare queste espressioni ritenute fuorvianti proprio perché l'equivalenza bioidentico uguale innocuo non è corretta. Gli ormoni bioidentici usati in terapia sono sostanzialmente gli ormoni tipici bioidentici, identici a quelli biologici, e attualmente i più usati sono estradiolo e estriolo. Tra un po' avremo per la terapia ormonale sostitutiva estetrolo, che è già in uso e approvato per esempio in Canada e tra un po' in Italia per una pillola contraccettiva. Estrone è bioidentico, ma è prodotto dal tessuto adiposo e fa un mare di guai. Nessuna terapia ormonale sostitutiva giustamente prevede l'estrogeno, non l'estrone non ci deve essere. Allora, vale per tutte le terapie ormonali sostitutive il principio che è la dose che fa la differenza tra il rimedio e il veleno. Quindi, una terapia bioidentica, se io prendo un dosaggio eccessivo di estradiolo, mi aumenta il rischio di tumore alla mammella come il bioidentico farmaceutico, come l'estradiolo presente nei cerotti, nelle pillole che utilizziamo da 40 anni, 50 anni. Quindi attenzione. La terapia ormonale sostitutiva è una cosa meravigliosa. Se data alla donna che ne ha bisogno, alle dosi appropriate. Dire prendo i bioidentici e quindi sto sicura non è corretto. Ricordo anche che un tumore alla mammella di un centimetro contiene mediamente 1 miliardo di cellule ed è iniziato prima che troviamo quel centimetro 10 15 anni prima. Al massimo gli estrogeni possono accelerare la maturazione di queste cellule, ma è ormai escluso che abbiano un ruolo iniziante, si dice. Può essere promovente, nel senso che aumenta un po' la proliferazione, ma non dà l'inizio. Se ho fatto la terapia per 6 mesi, 1 anno, 3 anni, 5 anni e compare l'ormone, era già lì. E tra l'altro è più differenziato, tanto vero che il comportamento degli ormoni, dei tumori, perdonate, comparsi durante una terapia ormonale è in generale molto più benigno. I più aggressivi sono quelli estrogeni negativi, progesterone negativi, che non presentano i recettori per gli estrogeni e il progesterone e che hanno un andamento molto più aggressivo perché più indifferenziati e tipici in verità nella maggioranza delle donne giovani. Quindi, per favore, bene fare la terapia ormonale. L'estradiolo è il primo ormone che viene proposto in terapia, il secondo è l'estriolo, tra un po' ci sarà l'estetrolo. L'importante è che siano a dosi appropriate e quindi è anche essenziale che vengano fatti prima di prescrivergli gli esami, mammografia, ecografia pelvica, questa è la mia sibilla. Il Pap test naturalmente, degli esami del sangue, ma anche una valutazione dell'osso, una densitometria per valutare se ci sia già un'osteopenia o un'osteoporosi. Se abbiamo l'utero è importante che siano bilanciati o col progesterone bioidentico o con i progestinici. Se desideriamo esprimere e avere delle azioni biologiche diverse, faccio un esempio concreto, se la donna perde molto i capelli, ho bisogno di un progestinico anti androgenico che quindi mi protegge dalla caduta dei capelli, dall'alopecia androgenetica. Se ho poco desiderio, vado a scegliere un progestinico lievemente androgenico perché questo aiuta l'energia vitale, aiuta il desiderio, la lucidità mentale, ma anche per esempio il tono muscolare. Quindi un medico esperto di menopausa
Sceglie tra i moltissimi prodotti che noi abbiamo, sia di tipo estrogenico sia di tipo progestinico, la combinazione, se la donna ha l'utero, più giusta per tipo di farmaci, dosaggio e via di somministrazione e regime più appropriato per quella donna. Ne parleremo ancora più a fondo perché desidero darvi tutte le informazioni che vi consentano di dialogare bene col vostro medico e di comprendere a fondo quelle differenze che noi medici spesso, un po' per fretta, un po' per limitazioni temporali, un po' perché non riteniamo necessario darle, in realtà sono informazioni cardinali, perché quanto più la donna è serena su quello che sta facendo, ha compreso bene i termini di quello che abbiamo proposto e prescritto, e più può fare la terapia con serenità e convinzione, traendone tutti i vantaggi. Concludo ricordandovi che il minimo rischio che c'è per le terapie ormonali sostitutive per la mammella, un incremento del rischio di tumori dello 0,08%, è completamente bilanciato dalla riduzione del rischio di cancro al colon, di cui non si parla mai. Quindi, se ho un minimo rischio sulla mammella, ma è molto protetto il colon, il rischio oncologico complessivo è neutro. Quindi grande attenzione a scelte oculate, ponderate, fatte dal medico e condivise con voi in modo appropriato. Grazie per l'attenzione.